Buongiorno a tutti, allora cominciamo con i miei bei video, eh, a me piacciono, poi a voi boh, continuate a dirmi che devo fare più video dei fattacci miei, ma francamente io non sono né la Chiara Ferragni né Fedez né un cantante né un attore né niente, sono una persona normalissima, quindi non riesco a capire come mai vi piacciono così tanto i fatti miei, ma si vede che i guardoni... Eh. Vabbè, Comunque ve li farò tranquilli, qualche aneddoto della mia vita ve la racconto sempre, le inserisco sempre, magari farò anche qualche altro video sulle mie canzoncine rifatte, che ne ho una marea, però adesso torniamo con le cool news perché dobbiamo parlare di un personaggio, di, un, di uno sportivo amato da tutti, che è quel fatidico 19 giugno Avuto quel fatidico incidente, quindi andiamo a leggere quello che è successo. E vi ragguaglierò su come sta perché notizia delle 2:10 del, di oggi, del 15. Cos'è il 14? Il 15 adesso non ho sotto mano il calendario. Dovrebbe essere il 14. Si sì, guarda mercoledì 14 ottobre. Quindi notizia delle 2:10 del 14 ottobre sulle sue condizioni. Ma andiamo per ordine. L'incidente di Alex Zanardi è avvenuto mentre il campione, insieme a una trentina di amici e atleti paralimpici del suo team Obiettivo 3, stava percorrendo la strada provinciale 146 della Val d'Orcia per una staffetta dedicata alla ripartenza dell'Italia dopo il coronavirus. Alla fine di una discesa in una curva la sua imbike ha improvvisamente cambiato traiettoria finendo contro il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta. Subito le sue condizioni sono state molto gravi ed è stato portato con l'elisocorso in ospedale. Dopo l'intervento neurochirurgico, Zanardi è stato trasferito in terapia intensiva e in prognosi riservata. Il CT Valentini ha detto: Si è imbarcato, il casco volato via. C'è un rettilineo lungo in una discesa con pendenza al 4 per 100. Dicono si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L'autotreno si è spostato di un metro ma l'ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino. Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Ales, ha imbarcato. Così il CT della Nazionale Paralimpica di ciclismo Mario Valentini, che seguiva la corsa con il mezzo della federazione, ha raccontato a Radio Capital l'incidente nel quale è stato coinvolto Ales Zanardi. Sulla salita gli ho fatto vedere l'aranciata, mi ha urlato dammelo un po'. Si scherzava, in discesa andava piano, non era una grande discesa. Poi c'era il rettilineo. All'imbocco della curva ha cambiato traiettoria e ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti. Ha girato due o tre volte il casco non ha retto, gli è saltato. Ce n'è voluto per far arrivare l'elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo. Le lacrime del compagno di gara. L'incidente è accaduto al alla... del pilota. Stava procedendo in discesa quando si è scontrato con un camion che procede... procedeva in direzione opposta. Il pilota era insieme ad un'altra decina di partecipanti della staffetta. Si erano staccati di circa un chilometro dal gruppo più numeroso. Da Pienza dovevano raggiungere San Quirico. Veniamo dopo le dichiarazioni delle... cosa, cosa ha visto il video perché le immagini di un video fanno nuova luce sull'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Alex Danardi lo scorso 19 giugno il tir contro il quale il campione si è scontrato prima dell'impatto avrebbe leggermente superato la linea di mezzeria invadendo la corsia opposta mentre saliva lungo la provinciale che l'ex pilota di Formula 1 sulla sua M-Bike in stava invece percorrendo nell'altra direzione Scendendo da Pienza verso San Quirico d'Orcia, provincia di Siena, partecipando alla staffetta Obiettivo 3. A rivelarlo è la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Siena ed eseguita dall'ingegner Dario Vangi sulla base di immagini estratte da un video girato da un operatore che seguiva la staffetta, a difesa dell'autista, posizione fisiologica. A riguardo è stato realizzato anche un elaborato tecnico che ricostruisce la posizione anomala dell'autotreno e il punto di impatto. Ma secondo l'ingegner Mattia Strangi, consulente di Marco Ciacci, l'autista del camion che è unico indagato, la posizione del camion sarebbe fisiologica per quel tipo di mezzo e per quella strada e non è quella che ha causato l'incidente. La reazione di Zanardi è stata determinata dalla presenza del camion, non dall'eventuale infrazione commessa dall'autista una conclusione a cui, da quanto appreso, sarebbe pervenuta anche il consulente della procura. Di diverso avviso, la consulenza eseguita da Giorgio Cavallini, il tecnico della famiglia Zanardi, secondo la quale proprio il fatto che il camion si sarebbe spostato sulla corsia opposta avrebbe comportato la brusca scherzata di Zanardi, che poi lo ha fatto finire contro l'autotircolato. Dalle immagini, spiega Strangi, si vede l'autotreno che fa una leggera invasione, ma non è quello che che ha determinato lo stimolo di Zanardi a girare verso destra, reazione che avrebbe comportato la perdita del controllo in curva della sua M-Bike. La pilota si sarebbe ribaltato per un sovrasterzo per poi impattare sulla ruota anteriore sinistra del camion. Spetterà ora la procura, sulle basi degli accertamenti eseguiti dai tecnici, decidere se archiviare o chiedere il rinvio a giudizio del camionista, ravvisandone o meno responsabilità nella sua condotta di guida. Ecco io ho provato a vedere se hanno deciso qualcosa, ma per ora non hanno deciso na beata Giovanna. Veniamo alle condizioni invece di Ales Zanardi, partendo da stamattina alle 9.10. E poi dopo la, la notizia delle 14.10. Alle 9.10 di questa mattina, ripeto 14 ottobre, Alex Danardi ha trascorso un'altra notte presso l'unità un operativa neurochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il campione paralimpico vive sempre isolato all'interno della sua bolla per evitare ogni rischio di contagio per il Covid-19. Le sue condizioni sono quelle di un soggetto a rischio, e l'aumento dei casi richiede la massima attenzione da parte di familiari e staff medico. Gli unici ad avere accesso alla sua stanza sono la moglie Daniela e il figlio Niccolò. A parte i fisioterapisti che ogni mattina ne stimolano la motorietà degli arti superiori. Intanto per quanto riguarda la ricostruzione dell'incidente del 19 giugno. L'ingegnere Giorgio Cavallin di Padova, il perito incaricato dalla famiglia Zagnardi, sostiene che il fatto che il camion si sarebbe sportato sulla corsa opposta, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Quindi c'è questa discrepanza tra i due periti e poi dovranno decidere. Naturalmente quando succedono gli incidenti e la colpa è, non si capisce di chi è, è sempre un rimpallarsi tra un perito e l'altro. Comunque, alle 2:10 Alex continua a essere ricoverato al San Raffaele di Milano, dove si trova ormai da fine luglio. I medici della struttura stanno aiutando il campione paralimpico nel suo percorso di recupero dopo il terribile incidente in El Ba avuto a giugno e hanno già programmato un nuovo intervento chirurgico. Al momento non ci sono certezze sulla data, ma la comunicazione potrebbe avvenire a operazione già fatta. Lui, intanto prosegue la fisioterapia e migliora lentamente. Ecco. Questa è la notizia più bella che il nostro Iron Man sta migliorando lentamente. Temo che la sua non lo so perché lui è un Iron Man quindi è capacissimo che una volta che l'hanno rimesso in sesto eccetera, lui torna in bike e ricomincia a fare a fare sport perché non lo fermi, non lo fermi. È, è Iron Man. D'altronde però, è bello sentire che. Le sue condizioni stanno migliorando lentamente, come ho sentito anche Schumacher che pare si sia risvegliato e sta proseguendo con la fisioterapia. Vedremo, vedremo. Speriamo in bene per, per Zanardi. Un, ripeto, penso che non ci sia nessuno che non ami Alex Zanardi come campione, come persona, come, come combattente, nel senso che non ha mai mollato, eccetera. Ed è un esempio per tutte le persone che, ahimè. Hanno ah dei piccoli problemi o dei grandi problemi. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!